a tutti partecipate e nei prossimi giorni, appena ho la possibilità di scaricare la registrazione e di rendervela disponibile. Bene, in molti ci conoscete già, ci avete già visto, avete già lavorato con noi o online oppure anche in presenza, per cui non mi dilungherò troppo, spendo giusto due parole per la registrazione, giusto per presentare di nuovo chi siamo. E, niente, noi ci presentiamo come Istituto di Pratiche Filosofiche, in quanto siamo, diciamo, collaboriamo, ci siamo formati presso l'Institut de Pratique Philosophique Francese, fondato da Isabelle Mignon e Oscar Brenifier. E seppur attraverso magari diversi percorsi ci siamo ritrovati, diciamo, il nostro denominatore comune è appunto la pratica filosofica come viene interpretata da Oscar Brenifier e Isabelle Mignon. In questo senso abbiamo già da alcuni anni, stiamo proponendo diversi laboratori, attività, percorsi, sia individuali che di gruppo, in Italia e in italiano. Perché quando collaboriamo con l'istituto principalmente lavoriamo in inglese, a volte anche in spagnolo, in francese, ma diciamo che principalmente è l'inglese, la lingua con cui che utilizziamo per lavorare. E quello che proponiamo sono diversi esercizi per utilizzare il pensiero filosofico, le capacità critiche, e ce ne sono diversi che sono stati sviluppati, utilizzati e in continua evoluzione. Il lavoro filosofico e gli strumenti attraverso cui testiamo la nostra capacità di pensare. E quello che faremo stasera, senza rubare troppo spazio ad Andrea, senza dare troppi dettagli, è appunto cercare di utilizzare la capacità di interpretazione e di capire le persone per riuscire a capire qualche tratto caratteriale delle persone e in base a quello che dicono, in base al loro discorso, riuscire a intuirne, a intravedere la loro visione del mondo, il loro modo di pensare, il modo di porsi nei confronti dei problemi. Tant'è vero che quello che vi proporremo stasera è il lavorare, analizzare su delle risposte date da diverse persone a una stessa domanda. L'abbiamo chiamato valutare un profilo. In realtà questo è il primo passo, la prima piccola pietra per valutare il modo di pensare di una persona. Ma già da un pezzo del suo discorso, già da un atteggiamento, da una parola, da un comportamento, possiamo in qualche modo indovinare o avere quantomeno una probabilità di come quella persona può pensare o vedere le cose. Quindi ci alleneremo e ci divertiremo a farlo con delle risposte date a una stessa domanda. Ok, se fin qua con la presentazione generale non avete domande, io vi lascio ad Andrea. Ci sono domande, perplessità, curiosità? No? Ok. Ora, Andrea, tu hai il documento aperto, lo condividi tu? Sì, Luca, ci penso io, faccio una breve introduzione e poi lo condivido in chat. Molto bene, ti lascio la parola. Ok, va bene, allora, ciao a tutti. Come diceva Luca, questa sera ci concentreremo diciamo, su questo esercizio che ci spingerà a provare a delineare il profilo, diciamo, della persona che si nasconde dietro a una risposta. E prima però di iniziare l'esercizio, volevo così condividere un paio, due o tre spunti che possono essere utili per voi sia per comprendere meglio l'esercizio, sia forse per entrare un po' di più, diciamo, nella prospettiva della pratica filosofica che vi stiamo proponendo. Perché un'idea che è centrale nella pratica filosofica è che le nostre parole, i nostri gesti, in qualche modo rivelano sempre qualcosa di noi. Quindi, in un certo senso, quando noi parliamo, quando comunichiamo, c'è sempre di mezzo la nostra individualità che in qualche modo viene svelata. Quindi, da questo punto di vista, l'oggettività pura e assoluta
è un'illusione, è un miraggio. Quindi il linguaggio non è mai neutro. E questa è una prima idea molto interessante della pratica, che in qualche modo può, che ricollega la pratica filosofica, se volete, al modo di intendere la filosofia di Socrate, cioè attraverso il dialogo che avviene sempre attraverso un soggetto. Quindi, in un certo senso, questa concezione della filosofia implica un incessante confronto con la soggettività di un'altra persona. E questo, se volete, è anche una prima grande differenza tra l'approccio della pratica filosofica e l'approccio invece della filosofia accademica. Non so se qualcuno di voi ha avuto modo di interfacciarsi con la filosofia accademica, qualcuno di voi sì, immagino, qualcuno lo conosco, non so se confermate questa tendenza della filosofia accademica di prendere le mosse dalla soggettività, in un certo senso quasi temerla, cioè c'è una paura della soggettività nel mondo accademico, sia di sfidare la soggettività attraverso un dialogo, per esempio, di tipo socratico, sia di rivelare la soggettività. Quindi la soggettività, in un certo senso, potremmo definirla quasi un tabù all'interno del mondo accademico, che forse si intreccia con quell'aurea di sacralità che gode oggi la soggettività. O comunque, per il mondo accademico, come dire, avere a che fare con la soggettività può significare scivolare verso un relativismo, che quindi è sinonimo è il contrario di ciò che è scientifico, di ciò che può avere un valore oggettivo. Quindi ecco, questa è una grande prima differenza interessante e il lavoro che vi proporremo stasera va proprio in questa direzione, cioè cercare in un certo senso attraverso alcune parole, delle risposte che prenderemo in considerazione, di delineare, diciamo, i tratti della persona che si nasconde, che giace dietro a quelle parole. Quindi un'idea di fondo è che la soggettività è ineliminabile. E non vuol dire che tutto sia relativo, vuol dire che in un certo senso ogni volta che ci esprimiamo c'è un incontro tra qualcosa di oggettivo, e le parole sono in qualche modo oggettive, e qualcosa di soggettivo. Per esempio, le intenzioni che ci sono dietro le nostre parole. Tra l'altro, se ci pensate, la parola intenzione, si può ricollegare al verbo tendere verso. Quindi dietro le parole c'è un tendere verso un fine che si nasconde dietro appunto a quelle risposte o anche a delle domande. Noi stasera ci concentreremo sulle risposte, non sulle domande. Quindi insomma, ecco, cercheremo di profilare, cioè di tratteggiare una linea che vada in qualche modo a carpire appunto, noi usiamo anche questa espressione, spesso il paradigma di pensiero, o se preferite, la visione del mondo della persona. Vi faccio degli esempi prima di cominciare, molto semplici, molto banali, cioè se qualcuno vi chiede, per esempio, mi passi la bottiglia d'acqua, è chiaro che questa domanda non è neutra, è chiaro che nasconde un'intenzione. E per esempio, l'intenzione è quella di bere, che quindi rivela la necessità del soggetto che sta ponendo quella domanda, oppure dov'è il bagno. Nello stesso tempo è evidente che non siamo mai certi al 100%. Uno potrebbe chiedere l'acqua con altre intenzioni, uno potrebbe chiedere dov'è il bagno perché vuole nascondersi e non soddisfare una necessità fisiologica. Però diciamo che noi restiamo sempre all'interno di una dimensione probabilistica. Quindi a noi non interessa la certezza, diciamo che in un certo senso la certezza è irraggiungibile dalla nostra prospettiva, però cerchiamo sempre di individuare dei tratti, dei valori, dei pensieri, del modo di essere della persona che siano probabili rispetto agli elementi più o meno oggettivi di cui disponiamo. Ecco,
Volevo dirvi questo giusto per mettere un po' di carne al fuoco e per darvi appunto delle indicazioni sia per quanto riguarda la pratica filosofica che per quanto riguarda l'esercizio di questa sera. Adesso cosa faremo concretamente questa sera? Questa sera vi proporremo, adesso condividerò il file qui in chat. Ditemi se lo vedete. Dovete semplicemente cliccare sopra quel link che ho messo in chat e vi si dovrebbe aprire una pagina, appunto un Google Doc, dove sostanzialmente vedete una domanda. Tutti sono riusciti a entrare nel Doc? Fatemi un cenno. Ok, Luca sì, vedo anche Gianluca come tu sì, Andrea anche. Patrizia, sei riuscita? Ok, bene, allora vuol dire che vi è arrivato. Allora, se siete dentro, vedete questa domanda. Questa è una domanda che è stata posta a diverse persone, più di quelle che vedete, ne ho tolte qualcuna, e sotto abbiamo delle risposte di alcune persone a questa stessa domanda. La domanda è: si deve aiutare una persona che non vuole essere aiutata? Quindi questo è un problema, direi interessante, ma quello che interessa a noi è andare a caccia, diciamo, nelle risposte di quelle parole o di quelle osservazioni che ci possono, con una certa probabilità, far concludere che la persona abbia un certo modo di pensare, abbia una certa visione del mondo, abbia determinate caratteristiche, abbia determinati valori. Quindi questo è l'esercizio che vi proponiamo e poi, allora, vi chiedo di prendervi qualche minuto, di leggervi quindi le risposte e di individuare almeno una caratteristica diciamo, del modo di pensare, il modo di essere della persona, alla luce di quello che ha scritto, e almeno di due persone, meglio, ok? Quindi c'è Cristiana, c'è Enrico, c'è Tommaso, c'è Annalisa, c'è Gianfranca. Ci sono cinque risposte. Vi chiedo almeno di ipotizzare due caratteristiche del profilo di due persone. Adesso, se ci sono domande, dubbi, chiarimenti, chiedetemeli pure. Vedo Luca che ha alzato la mano. Vai, Luca. Sì, e quando abbiamo scelto le due domande o almeno le due risposte che vogliamo analizzare, scriviamo sotto, mettiamo il nostro nome, scriviamo sotto la persona o come. Sì, giusta domanda, bravo Luca, mi ero dimenticato. Allora, sì, direi che proponete, diciamo, la vostra osservazione dopo aver messo il vostro nome e cognome, così ognuno, diciamo, si riesce a collegare l'osservazione alla persona. Ok. Grazie. Bene, altre domande? Non mi sembra. Ok, allora ci prendiamo qualche minuto per fare l'esercizio.
Ok, dato che vedo che state ancora scrivendo, vi lascio un altro minuto e poi cominciamo. Patrizia, ho appena letto il tuo messaggio. Hai risolto il problema oppure no? Ok, ottimo. Va bene, allora finite la frase che state scrivendo e iniziamo. Bene, direi che possiamo iniziare. Allora, chi è il primo che vuole rompere il ghiaccio proponendoci una sua ipotesi, una sua osservazione su una delle risposte prese in considerazione? Alzate pure la mano, uno alla volta, eh? Ok, fatemi fare giusto un... sono curioso, no? Tutti hanno scritto almeno una... hanno proposto una un'osservazione? Anzi, rifaccio. Chi non ha proposto un'osservazione, alzi la mano. Ok, quindi tutti hanno proposto, però pochi si vogliono lanciare. Ok, allora... Io andrei a pescare, Luca, se è d'accordo, uno di quelli che non ha alzato la mano, quindi non tu, non Samuel, ma uno degli altri. Quindi Luca, scegli pure. Ok, allora abbiamo Andrea, Patrizia, Gianluca, Marte, Isabella è con noi? Ci sei, Isabella? No, forse no. Ok, allora andiamo da Marta. Eccoli, ok. Ciao Marta. Senti Marta? Scusate, l'ho fatto un po' in fretta perché mi ha chiamato il medico che era un evento, scusate, quindi ho dovuto rispondere, quindi ho Ah, sei tu che hai scritto in chat. detto scusate. Ah, ok, allora sei l'unica giustificata, però in ogni caso sei stata selezionata. Sei riuscita a individuare almeno un'osservazione. Sì, visto che Vai. ho avuto il privilegio della prima frase, quindi ho letto la prima, era sulla risposta di Cristiana. Allora, ti chiedo, giusto, così proviamo a sintonizzare tutti sulla risposta di Cristiana prima di vedere la tua analisi, se puoi leggere la risposta di Cristiana. Ok. No, si devono rispettare i tempi di ognuno. Forzare gli eventi potrebbe nuocere invece che aiutare.
La persona potrebbe non essere pronta in quel momento e il forzare l'aiuto diventerebbe un atto di arroganza, un mero appagamento del nostro ego. Si può al limite gettare un semino, dicendo alla persona che in una certa situazione un qualcosa ci ha aiutato, e poi starà alla persona stessa a decidere se chiedere aiuto o meno. Bisogna essere umili e rispettare sempre e comunque la grandezza e i tempi dell'altro. Ok, bene. E tu cosa ci proponi, Marta, rispetto a Cristiana? Ho scritto che ha certezze implicite, ma faccio fatica a spiegarmi. Comunque, secondo me Cristiana ha risposto una cosa diversa rispetto alla domanda di partenza. Ok, bene, bene, Marta, ti fermo giusto per chiarezza. Che nome daresti a questo problema che hai individuato? Cioè, una persona che non risponde alla domanda o risponde dicendo qualcosa che non c'entra con la domanda? Fosse una persona confusa che fa. Ok, no, prima di passare alla persona, questo fenomeno come lo concettualizzi con un termine solo? Confusione. Confusione. Ok, quindi quando uno di fronte a una domanda dà una risposta che non c'entra con la domanda, che non è collegata alla domanda, c'è confusione, giusto? Sì, o se posso dire interferenza, cioè di solito se io non ti do la risposta alla domanda che mi fai è perché c'è qualcosa che mi dà fastidio della tua domanda o che non mi fa vedere chiaramente le cose, quindi forse c'è un'interferenza. Ok, tu però con l'idea di interferenza stai già provando a spiegare la causa che spinge la persona a non rispondere, a allontanarsi, giusto? Giusto. Quindi il fenomeno che hai individuato è la fuga dalla domanda in qualche modo, che poi si può spiegare con qualcosa che mi dà fastidio, giusto? Giusto. Ok, ti propongo un terzo nome, oltre a confusione. L'interferenza è più che il fenomeno, è la causa di quel fenomeno. Quindi ti propongo una seconda idea che è irrilevante. Quando qualcosa è irrilevante vuol dire che non è collegato, non c'entra con il punto della domanda. Quale preferisci, confusione o irrilevanza della risposta? Nel vostro linguaggio ha più senso irrilevanza, cioè Ok. E irrilevanza. nel tuo linguaggio, quale ha più senso? Anche nel mio. Ok, allora perché hai aggiunto nel vostro? È irrilevante, hai aggiunto una cosa irrilevante. Ragione, Ok. potevo aiutarmela. Però è interessante quello che è accaduto, Marta, perché tu, tra virgolette, hai accusato Cristiana di aver dato una risposta irrilevante. E mentre lo facevi hai aggiunto qualcosa di rilevante. Forse provando a spiegare la cosa irrilevante che tu ci hai detto, potremmo individuare un'ipotesi per spiegare perché Cristiana ha fatto quello e poi vedere se quello che hai visto tu può funzionare o meno. Come ti spieghi il fatto che hai aggiunto queste parole irrilevanti? Cioè, ripetile, Marta, ti ricordi? Che nel vostro linguaggio si può definire rilevante. Ok, nel vostro linguaggio, perché hai aggiunto queste tre parole? Perché sono. Perché di solito provo a imparare i linguaggi e i concetti con i quali le persone solitamente si muovono e. Ho l'impressione quando faccio le vostre pratiche che abbiate una serie di linguaggi ricorrenti che hanno senso ma che non sono il mio e quindi nella mia testa sto imparando il vostro linguaggio, che però è rilevante perché funziona e se Ok, quindi posso aggiungere qualcosa, ma probabilmente finirai lì da solo, quando ho letto quello che diceva Cristiano ho detto, ah, lo faccio anch'io sta cosa e in effetti, di nuovo, l'ho fatta anch'io sta cosa. ok, tu dici quindi, insomma, mi sembra di capire che ci sia un codice, quindi cerco di giocare il gioco con quel codice che mi state offrendo, quindi aggiungo nel vostro linguaggio. Però la cosa interessante è che in questo caso il nostro linguaggio coincideva con il tuo, giusto?
Sì, il mio linguaggio si è ingrandito grazie al vostro. E quindi adesso Quindi sono. aspetta, ma scusa Marta, quindi l'idea è che tu hai fatto tuo parte del nostro linguaggio e adesso è anche tuo, giusto? Esatto. Ah, ho capito, ho capito. E come, quindi se dovessi spiegare, adesso è più chiaro il perché, diciamo, se dovessi provare a identificare questo fenomeno, hai aggiunto tre parole che tu stessa hai, come dire, etichettato come irrilevanti, perché lo hai fatto, se dovessi spiegarlo? Per sottolineare che chi mi conosce riderà, da sola non sarei arrivata a quel tipo di aggettivo, anche se riconosco che è effettivamente corretto e quindi Ah, devo. ok. Cioè stavi dicendo, se fosse per me non l'avrei usato, non l'avrei identificato così, ma grazie al vostro linguaggio che io ho fatto in parte mio, sì, lo riconosco. Sì. Anche Ok. perché ho problemi a selezionare le cose importanti, quindi per me nulla è rilevante. Io non userei mai la parola rilevante, invece voi mi avete insegnato che effettivamente per certe domande, certe risposte sono irrilevanti, come questa qua. Ho capito. E cosa diresti, Marta? Dopo torniamo sulla tua frase, sulla tua interpretazione. Ma per concludere, cosa deduci? Adesso ti chiedo uno sforzo di provare a fare un passo indietro rispetto a te. Lo so che se rimani dentro te stessa diventa molto difficile a provare a rispondere a questa domanda. Però, in generale, se di fronte a una persona, no? Che dice qualcosa che identifica come rilevante, no? Per sottolineare che da sola non ce l'avrebbe fatta. Cosa puoi dedurre di quella persona? Insicurezza probabilmente Ok, spiega perché. perché ho bisogno di mettere le mani avanti sul fatto che da sola non sono in grado. Ok, bene, quindi. Cioè, così almeno mi vedete. Un secondo. Ok, sì, se vuoi accenderla è meglio. L'ha accesa anche Gianluca. Scusate. Ok, insicurezza, giusto? C'è questo tuo modo, questa tua tendenza di mettere le mani avanti che rivela, che tradisce una certa insicurezza. Ok, e questa insicurezza che ti spinge a mettere le mani avanti, tu la rilevi anche al di fuori di questo contesto in cui si è palesata nella tua vita? Vedi altri esempi in cui tendi a mettere le mani avanti? Oppure no? Molto mascherati, ma sì. Ok, quindi è un fenomeno che ti è familiare. Ok, giusto per confermare questa cosa, puoi dirci una cosa che non sia pri troppo privata, eccessivamente privata, una cosa che puoi dire, una cosa, diciamo, semplice, dove tu nella tua vita hai messo le mani avanti per insicurezza. Per esempio, se devo fare una performance canora, dico che ho studiato solo da X anni, invece Ok, di per dire. bene, direi che questa è la conferma che è una tua tendenza. Ecco, Marta, questo è un ottimo esempio di un modo per profilare, per cominciare a profilare una persona, per tratteggiare il profilo di quella persona, no? Da tre semplici parole irrilevanti. In realtà forse hai ragione tu, non c'è nulla di rilevante, nel senso che anche le cose rilevanti possono avere una rilevanza per capire la persona che c'è dietro e ne hai data un'ottima dimostrazione. Ora torniamo a fare lo stesso identico lavoro, però non più su di te e sulle alcune parole che hai pronunciato, ma sulle parole che hai letto prima. Tu cosa, hai, con, come profileresti la persona che ha scritto quelle parole? Dopo Gianluca vengo da te. Allora,
A me sembra che lei non abbia risposto alla domanda, o meglio, ha dato per scontato che tanto la persona vuole essere aiutata, magari non adesso. Perché lei non ha risposto sul chi non vuole farsi aiutare, ma ha detto l'unica, sembra che l'unica possibilità per cui una persona non voglia farsi aiutare è soltanto che non è il momento giusto. E quindi mi sembra che abbia una, cioè appunto che non abbia risposto veramente. E che quindi ho ipotizzato, come hai notato prima, io tendo sempre a cercare le cause, al fatto che probabilmente ha certezze implicite, magari, che neanche metti in dubbio e quindi non ha risposto in modo preciso, perché ha dato per scontato che è solo una questione di tempo. Ok, quindi se ho capito bene, Marta, ti stai dicendo che secondo te, Cristiana avrebbe messo dentro la domanda un elemento che non è contenuto dalla domanda. Cioè Sì. il tempo, la tempistica e la volontà. Sì, nella domanda c'è la volontà, non il tempo. Ok, il tempo quindi, il tempo. Secondo Ma il tempo secondo te è rilevante o è irrilevante rispetto alla domanda? Non so risponderti perché può essere è sia rilevante che irrilevante, perché è rilevante se Allora, ti propongo di dirci in un momento alla volta, prima perché è rilevante e poi perché non lo è. esiste. Ci stavo arrivando. Allora, è rilevante perché nella realtà la tempistica dell'aiuto è molto importante. Obiettivamente, cioè certi aiuti funzionano in certi momenti e non in altri e viceversa. È irrilevante perché non è detto che sia sempre una questione di tempistica. Non sempre, se una persona non vuole essere aiutata, può essere che semplicemente non voglia essere aiutata. Se tu nella domanda mi chiedi cosa fare con una persona che non vuole essere aiutata, non mi stai chiedendo cosa fare con una persona che non vuole essere aiutata oggi. Quindi per la domanda specifica il tempo mi sembra irrilevante. Ok, era quello che ci interessava, Marta, per capire se è irrilevante rispetto alla domanda che abbiamo lì. Quindi per te è irrilevante, mi sembra di capire. Poi tu dici, nel concreto si potrebbe discutere, ma rispetto alla domanda che c'è scritto su questo foglio virtuale, è irrilevante o no? Su questo irrilevante. Irrilevante. Ok. Va bene, allora innanzitutto vorrei allargare il gruppo per capire se c'è qualcuno che è d'accordo con te oppure qualcuno che non è d'accordo con te, per poi vedere eventualmente cosa si può dedurre da questa osservazione che tu ci hai condiviso con noi. Quindi chiederei adesso al gruppo di alzare la mano se siete d'accordo con l'osservazione di Marta. Vedo Gianluca. Ok, adesso alzate la mano se non siete d'accordo con l'osservazione di Marta. Ok, vedo Luca e Samuel. Patrizia, non so se la tua mano virtuale è per qualcosa di precedente o per rispondere a questa domanda. Ok, quindi tu diresti, sei d'accordo o no con Marta, con quello che ha detto Marta? Ah, sei d'accordo, ok. Quindi tu e Gianluca d'accordo, Luca e Samuel in disaccordo. Ok, Marta, ti chiedo di scegliere uno tra Luca e Samuel, cioè uno di quelli che non è d'accordo con te, per cercare di capire perché non è d'accordo. Vai tu, scegli tu. Hi Samuel. Ciao a tutti, non credo che la risposta di Cristiana si possa definire irrilevante. Credo che sia chiara la sua posizione, c'è un no, e ha dato delle spiegazioni del perché non ritiene che bisogna, che sia necessario aiutare una persona anche quando non vuole.
quindi non ci vedo l'irrilevanza nella risposta. Ok, e nelle spiegazioni che Cristiana ha offerto, vedi qualche problema, oppure no? Rispetto all'irrilevanza, giusto Andrea? No, in generale, vedi altri problemi, perché hai detto che il problema che ha indicato Marta non lo rintracci nella risposta, perché comunque dice di no e offre delle motivazioni. Ma queste motivazioni che vengono offerte, sono accettabili oppure no? Sì, sono accettabili, sono identificanti un chiaro principio morale, diciamo non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te, ma è una posizione sostenibile, acquisibile da una persona che risponde a quel tipo di domanda. Quindi non ci vedo grande irrilevanza. La vedevo di più nel tentativo elusivo di Marta, di cui abbiamo già commentato. Di mettere le mani avanti, ecco, di aggiungere cose che non c'entravano direttamente con la questione di cui si stava parlando. Ok, e come ti spieghi che Marta abbia visto dell'irrilevanza quando non c'era, secondo te? La parola che mi viene in mente è proiezione, la specifico. Ok. Una persona che tende a formulare frasi rilevanti o a essere elusiva potrebbe tendere a vedere anche gli altri come elusivi, cioè trasferire la sua serie di valori o principi, in questo caso la sua serie di bias, potremmo dire, sulle altre persone. Dalla risposta di Cristiana non riesco a vedere esattamente né il punto né la frase che denota questa irrilevanza. Mi sembra abbastanza calzante con l'argomento. Ok, bene, grazie Samuel. Torniamo da Marta, vediamo se cosa ne pensa. Allora, Marta, Samuel ti ha appena affettuosamente accusata di aver proiettato la tua tendenza all'irrilevanza in ciò che hai letto e interpretato di Cristiana. Ora, innanzitutto, sei d'accordo con Samuel oppure no? Questo sì, ma l'avevo già accennato prima, il fatto che ho fatto esattamente quello, mentre parlavo di quella frase, ho fatto esattamente quello che Creda faccia a quella frase, quindi il gioco proiettivo c'è di sicuro. Ok, quindi sei d'accordo che non è rilevante la risposta di Cristiana, ma è rilevante e connessa con la domanda? Mi fa che E io ho proiettato. aspetta, Marta, prova innanzitutto adesso a prendere una posizione e poi, ma eventualmente ci spieghi il perché. Quindi innanzitutto, ti ricordi la domanda che ti ho fatto, Marta? Allora, sono d'accordo con Samuel che è rilevante, ma non mi torna questo principio implicito che ha questa domanda, non mi torna. Se poi non basta a farla considerare rilevante, perché effettivamente come risposta ci sta, va bene, però davvero non sta rispondendo alla domanda. Ok, allora ti propongo, Marta, che di solito dietro un sì ma si nasconde un no, travestito. E tu adesso ci hai detto un sì ma. Sei accorta? Ok, quindi deduco che tu non sia d'accordo con Samuel, che secondo te è ancora in qualche modo irrilevante, cioè non è sufficientemente collegata con la domanda. Sì, è un po' tricky perché è una questione di gradi, cioè a Ok. che punto una domanda diventa irrilevante o diventa rilevante? C'è qualcosa che non funziona, poi se considerarla rilevante o meno, non lo so. Ok, vedi Marta, anche qui il bello di questa pratica, secondo me, è l'aspetto performativo, no? Cioè che noi stiamo lavorando, no, su questo esercizio, partendo da un esercizio, se vuoi, scritto, ma in realtà lo stiamo facendo anche nel dialogo tra me e te e nel confronto con gli altri. Hai notato la tua tendenza ad aggiungere qualcosa alla risposta, per esempio, semplice sì oppure no? Hai notato questa tendenza? Lo conoscevo già. Ok, Sì. hai visto che l'hai fatto anche adesso? Cioè, invece di dire sì o no, ci hai dato un'altra informazione come per dire ne ero già consapevole, no?
Però quella risposta risponderebbe alla domanda: eri già consapevole di quella cosa? Quindi hai risposto in modo ancora una volta performativo. Vuol dire sì. Ok. Allora, vedi un collegamento tra la tua tendenza ad aggiungere parole che in qualche modo sono irrilevanti, perché il fatto che tu conoscessi già prima questa tua tendenza è rilevante con il fatto che tu la veda o meno, no? Che tu la riconosca o meno, sei d'accordo? Ok, allora, ancora una volta hai aggiunto qualcosa che non c'entra, che potevi omettere. Vedi il collegamento, prova a scrivere, diciamo, a collegare questa tua tendenza performativa con l'idea di insicurezza che è emersa prima. Ok, cosa vuoi che faccia? Di provare a spiegare come queste due cose possono essere unite. Quindi un lavoro di sintesi, se vuoi, per metterle assieme, però spiegandoci razionalmente come si possono collegare. Da una parte l'insicurezza, dall'altra la tendenza ad aggiungere parole che non sono rilevanti, non sono centrali, non sono fondamentali per quello di cui si sta discutendo. Beh, più uno è insicuro, più tende a aggiungere cose, spiegazioni, protezioni, difese varie, quindi è abbastanza coerente. Ok, quindi ci vedi il collegamento. È un meccanismo di di autodifesa. Sì. Ok, e hai visto come la tua tendenza a difenderti, a mettere le mani avanti, ad aggiungere parole che non servono, però renda il dialogo un po' più confuso, un po' più difficile. Cioè, Sì. è come se stessimo provando a fare qualcosa e uno dei due. Cioè, stiamo giocando, non so, a palla, e uno dei due, mentre ci passiamo la palla, getta anche altri oggetti che non servono niente al gioco. E lo rende più facile o più difficile il gioco? Più difficile. Ok, quindi questo è interessante, oltre che magari da un punto di vista esistenziale, sempre applicato al dialogo. Vedi come l'insicurezza ti rende più difficile la possibilità di dialogare con gli altri, di farti capire dagli altri, e magari anche di intendere gli altri. Sì. Ok. Allora, torniamo a quel punto di prima. Quindi, sei d'accordo con Samuel che hai proiettato questa tua rilevanza o invece pensi che ci sia l'irrilevanza tra la risposta di Cristiana e la domanda? Diciamo, sono d'accordo con Samuel. Ok, hai cambiato idea. Sì. Come mai? Perché sono sicura che una proiezione c'è, e però non sono sicura che una irrilevanza in quella risposta ci sia. Secondo me potrebbero essere vere entrambe, perché può essere che io ci proietti cose, ma che un'irrilevanza comunque ci sia. Ma della proiezione io sono sicura. Dell'irrilevanza no, quindi dovendo scegliere fra una delle due, sì, sono d'accordo col fatto che proietti. Ok, e puoi farci vedere, Marta, adesso come secondo te ci possa essere comunque l'irrilevanza anche accanto alla tua proiezione, che era l'ipotesi che hai fatto, giusto, nella tua risposta. Prova a farcela vedere, questa irrilevanza. Meglio, magari a Samuel è sfuggita o a Luca. Secondo me, visto che la Cristiana dà per scontato che tutti si vogliano far aiutare, è solo una questione di tempo, ha risposto a una domanda diversa. Perché la premessa implicita di Cristiana non è la stessa premessa implicita della domanda. La domanda mette come possibilità che qualcuno davvero non voglia farsi aiutare mai. Mentre Cristiana dice: secondo me tutti vogliono farsi aiutare prima o poi, basta solo aspettare il tempo. Quindi c'è una premessa implicita che è diversa.
Ok, Marta, adesso almeno per me è più chiaro. Quindi, in un certo senso, ha modificato una condizione presente nella domanda. Nella domanda c'era non vuole, e mentre lei cioè, ha cambiato questa condizione facendo che magari non vuole solo in certi momenti, in altri sì. Giusto? Ok. Ma allora ti propongo, questa è irrilevante o è un altro problema? Io avevo iniziato con confusione. Ok, sì, confusione. Ti Perché? propongo un'altra idea, Marta, che è manipolazione. Cioè, Cristiana ha manipolato la domanda. Ci sta molto di più, sempre. Ok, allora, se questo è vero, possiamo dedurre che cosa di Cristiana, se c'è stata effettivamente questa azione di manipolazione della domanda. Che ci sono cose che non è disposta a mettere in dubbio. Ci sono cose che non è disposta a mettere in Qua dubbio. l'insicurezza, perché è tipico dell'insicurezza. Se io sono insicura di qualcosa, divento più rigida. Adesso E questa tende a maniera. modificare quella cosa che non mi piace o mi porta all'insicurezza, giusto? È un'ipotesi. Ok, beh, dato che tu hai mostrato prima la tua insicurezza, dovresti conoscere bene queste dinamiche. Lo fai anche tu? Quando non ti piace qualcosa o qualcosa ti rende insicuro, tendi a manipolare quel qualcosa per modificare quel qualcosa. È probabile, ma di solito se lo faccio non me lo faccio apposta, quindi non me ne accorgo. Ho bisogno di qualcuno che mi rompa le palle. Quindi è probabile, Ok, ma non lo so. lo fai, ma se lo fai non te ne rendi conto. Ok, va bene, va bene. Allora, allarghiamo il gruppo. Volevo chiedere innanzitutto, chi è d'accordo con questa osservazione sulla manipolazione che c'è stata da parte di Cristiana nella sua risposta rispetto alla domanda che gli è stata posta. Ok, Gianluca e Luca sono d'accordo. Chi non è d'accordo invece? Ok. Patrizia, tu ti sei astenuta, giusto? Perché non lo sai? Sì, non lo so, non saprei dire se è stata manipolatoria o non manipolatoria, non lo so, mi astengo, cioè ho ascoltato e come dire, sono in una posizione di sospensione del giudizio, come si dice. Stai esercitando l'epoché. Bravo, Certo. esatto, in termini fenomenologici sto esercitando l'epoché, non mi va di dare un giudizio. Ok, Rispetto a una tale scarsità di elementi, ecco, non riesco a dare un giudizio. Cioè, sto ascoltando, sto seguendo il filo del ragionamento logico a cui tu porti la persona, che poi fa parte del metodo un po' anche con questo, diciamo, gioco, codice, e mi diverte, mi piace, no? Cioè, sto seguendo, però non riesco a dare, cioè, non riesco a mettermi in un bipolarismo pro o contra, nero, bianco, favore, contro, non ce la faccio, non riesco. Ok, Patrizia, questo hai sollevato in realtà un tema secondo me molto interessante che riguarda anche la pratica, ma non solo, che è il tema del pregiudizio o del giudizio del pregiudizio. Quindi in che rapporto stanno il pregiudizio e il giudizio? O per esempio che differenza c'è tra pregiudizio e intuizione? Interessante come Okay. tema, molto interessante. Comunque, dato che siamo qui per giocare, anche se questo, tra l'altro, rivela qualcosa di te, se non hai sufficienti elementi di giudizio, fai fatica a prendere una posizione, ti ci ritrovi in questo. Preferisci non sbilanciarti. Sì, assolutamente. Se mi è richiesto un giudizio, preferisco non darlo se non ho sufficienti elementi per dare un giudizio fondato, perché cerco una fondatezza, nel giudizio. Ok, allora. Inizia un termine razionale. Se tu mi chiedi invece cosa mi piace o non mi piace, posso buttarmi perché lì viene solleticato un aspetto che è legato più all'istintualità, al gusto,
ad aspetti che sono più di empatia, di sensibilità estetica, siamo su un altro piano. Il tema del giudizio implica un impianto logico piuttosto che razionale, per cui ho bisogno di dati su cui fondare il mio giudizio. Ecco. E non ne avevo a sufficienza per prendere un polarismo pro Allora, contro. se sei d'accordo, ti propongo questa piccola sfida, visto che stiamo giocando, no? E dato che mi piace l'idea di Bergson che dice che in un certo senso la filosofia è questo esercizio di inversione della direzione abituale del pensiero, dato che tu, e possiamo dire che per certi versi magari può essere ponderata la tua posizione, tendi a non sbilanciarti quando non hai sufficienti elementi di giudizio. Prova a fare lo stesso, come pura esperienza performativa fino a se stessa. Quindi tu hai questa, diciamo, queste due possibilità, queste due vie di fronte a te, un bivio. Non hai sufficientemente elementi di giudizio secondo te, sufficienti, ma devi comunque buttarti. Ti butteresti da che parte? Di nuovo, la posizione è dire se era manipolatoria o non manipolatoria. Poi Esatto, quella era la domanda a cui tu non hai risposto. però poi rispetto alla mia scelta tu mi chiedi perché scegli non manipolatoria e io non riuscirei a dirti perché mi Aspetta, butto. aspetta, aspetta, perché è successa una cosa molto bella, cioè hai appena rivelato il motivo per cui in un certo senso fai fatica a prendere una posizione. Esatto, ma è così, hai ragione, l'ho rivelato, è così, è vero, è la verità della mia posizione, del mio essere da un certo punto di vista, del mio ente, dell'essere qui ora. Ok, quindi visto che mi pare che anche tu l'abbia vista, qual è cioè la causa che ti spinge, almeno in questo caso, a non prendere una posizione? Dato che l'hai rivelata, prova a dirla, a esplicitarla a tutti, perché magari non tutti l'hanno vista. Allora, è difficile, non so se poi coincide con quello che tu hai visto, perché tu magari vedi degli aspetti che io non vedo di me e quindi e questo ci arricchisce nel dialogo. Quello che io riesco a intuire rispetto alla mia posizione è che un giudizio è fondato su conoscenza, che non è il pregiudizio, perché tu ponevi all'inizio questo tema pregiudizio-giudizio. Giudizio è fondato su conoscenza, la conoscenza è fatta di dati, di elementi. Poi potremmo discutere oggettivi e non oggettivi, però poi dipende dal campo del sapere, insomma, no? Se io parlassi adesso con un fisico o con un matematico, ci sono gli elementi oggettivi, potremmo discutere all'infinito, però ci sono gli elementi oggettivi. Ho bisogno di dati oggettivi per esprimere un giudizio razionale. Un giudizio estetico, perché ci sono infiniti modi di giudizio. Un Aspetta, giudizio. aspetta, continuiamo nell'estetico, che non è questo il caso. Quindi, prova a riassumere la tua risposta in massimo 12 parole. Anche questo è un esercizio terribile, soprattutto No, per chi ok, ho fatto conosce. questo esercizio forse con Luca un tempo, no? Io l'ho esercitato sul mio Mi sono già modo fissata di per questa condurre. apertura. Ok. Ecco, allora, 12 parole, Massimo, vabbè, non devono ma essere ok, giuste 12. un giudizio, almeno il mio giudizio, perché non quello di altri. Aspetta, aspetta, mi sa che hai già finito le tue 12 parole. No, no, non sono 12, sono 7-8. Comunque, ricomincio. Posso? Mi dai una seconda chance? No, te ne do tutte quelle che vuoi, però un principio della pratica è che ogni cosa che succede rivela qualcosa del soggetto. Stiamo facendo proprio questo esercizio di È profilo vero. del soggetto. Quindi, C'è vrai, c'è vrai. Je suis d'accord. Sì. stai al gioco provando a analizzare questa tua tendenza a usare tante parole, che corrisponde alla difficoltà di usarne poche, e ce n'hai appena dato la dimostrazione. Cosa puoi dedurre del soggetto che ha questa difficoltà? In generale, adesso, prova anche a te, chiedo uno sforzo come ha fatto Marta, non di rimanere dentro la tua soggettività, ma di provare a vederla da fuori. Può essere un atteggiamento didattico, educativo. Ok, prova a spiegare perché vedi questa tendenza didattica. Quante parole? Sempre 12, prima ne ho usate 5. Ti do un principio, meno ne usi, più io e gli altri possiamo capirti. Prima ho usato 5, sono stata. Perché desidero che il mio interlocutore possa capire il mio punto di vista. 12. Ok, quindi
tu vuoi essere capita dal tuo interlocutore e questo ti spinge a usare tante parole. Certo, è come voler colpire un bersaglio con tante frecce. Ok, vedi che ne hai aggiunte anche tante anche in questa risposta. Bastava un sì o un no come risposta. Sì, la risposta è sì. La risposta è sì. Però sei d'accordo? Almeno io prima ti ho proposto questa idea che più parole si usano, più si rischia di essere fraintesi. Non No, non sono d'accordo. sei d'accordo? Ma Assolutamente no. pensi che io ti abbia capito meglio quando ti ho chiesto di ridurre quello che hai detto in 12 parole o quando ti ho ascoltata per 45 secondi e ne hai usate molte di più? Dipende dalla tua intenzione, siamo fatti di intenzioni. Ok, questa è una non risposta. Ti va bene come interpretazione? Ancora una volta non hai preso una posizione, ma sei rimasta di fronte al bivio. Sì, sono un filosofo, non sono uno studente, Ok, però non vendo salame, con tutto il rispetto di chi vende salame, che io adoro, però sono un filosofo. okay. Quindi ti prendo la posizione o è un venditore di salame, ma altrimenti non può essere un filosofo. Ok, allora vorrei allargare il gruppo adesso, Patrizia, e chiedo se ci sono altre interpretazioni, oltre a quella che hai dato tu, che mi sembrava avesse senso, no? Questo tentativo di essere chiara, che poi non è detto che si realizzi, però ha senso come ipotesi. Uno parla tanto, cerca di dire tante cose, di precisare per farsi capire meglio. Poi a volte è il contrario, a volte magari no, però la tua ipotesi direi che ha senso. Vediamo se ce ne sono altre accanto alla tua. Chiederei al gruppo di esprimersi e di provare a individuare un'altra ipotesi del perché uno parli tanto, quando potrebbe usare meno parole. Potrebbe usarne una al posto di 10 o 12 al posto di 50. Vedo Samuel. Vai pure, Samuel. Un'ipotesi potrebbe essere il desiderio di esibire la propria conoscenza, la propria erudizione. Ok. Sta. Sì. E vediamo se per Patrizia ha senso questa ipotesi, che è accanto alla sua, perché anche la tua aveva senso. Ha senso questa ipotesi, Samuel? Secondo me ci sta. Ok, bene. Vediamo, mi sembrava che Gianluca avesse alzato la mano per un attimo. Vai, Gianluca. Sì, secondo me c'è un legame con il fatto di avere difficoltà a prendere posizione, perché aggiungendo parole si cerca di andare sempre più nello specifico per fare in modo che la risposta fornita sia il più precisa possibile e quindi non attaccabile. Questo mi fa pensare un po' alla tendenza che ho anche io ad accettare una tesi, una risposta solo nel momento in cui ne sono assolutamente certo. E questo in altra sede era stato identificato come un modo di pensare un po' assolutistico, per cui o è così o non è così, e io devo essere sicuro che sia o così o no prima di poter prendere posizione. Ok, se ho capito bene nella tua risposta, ci stai proponendo però almeno due idee. Una è la tendenza all'assolutismo, l'altra è l'idea che se uso più parole e rendo più forte la mia tesi, sono meno attaccabile, quindi una sorta di meccanismo di protezione di sé. Sì, è vero, sono due cose. Ok, ci hai proposto due cose. Ok, va bene. E qual è delle due che ti risuona di più, Gianluca? La tendenza assolutistica. Però forse le due cose in realtà sono legate. Prova a spiegarle la connessione delle due cose. La connessione sarebbe che avere uno stile di pensiero assolutistico, che appunto può dare il proprio assenso solo a ciò che è certo è legato a una paura dell'incertezza e quindi alla paura di esporsi quando non si è sicuri al 100% di dire una cosa inattaccabile. Cosa che succede molto poco spesso, immagino, no? Cioè di dire qualcosa Certo. completamente inattaccabile. E allora Magari non inattaccabile, ma uno sente di avere modo di ribattere a qualunque obiezione, si sente sicuro in quel senso.
Ah, ok. Quindi, di fatto, dato che in un certo senso tutto è attaccabile, noi ti ricordi che quest'estate abbiamo lavorato molto sulla problematizzazione, no? Di qualsiasi affermazione, compresa questa, che tutto è problematizzabile. In un certo senso, per la paura che la cosa che sto dicendo non abbia un valore assoluto o che non sia la verità assoluta, continuo a buttare parole come se fossero degli scudi che mi metto per difendere quella cosa che in realtà è attaccabile proprio perché assume la forma del linguaggio che è limitato. Ok, interessante questa. Patrizia, cosa pensi di questa interpretazione di Gianluca? Ci avevi mai pensato? Beh, molto interessante. No, la sto ascoltando, mi è piaciuta molto, è una bella lettura. Devo dire che paradossalmente è come se mi cacciasse nella sua lettura in un binomio pro contro, bianco-nero, proprio per questa sua cosa, questa sua lettura dell'assolutismo, del timore dell'essere attaccabile e quindi del voler essere assolutista in una posizione perché devo essere assolutamente certa nella quale non mi ci ritrovo. Però, perché in realtà la mia posizione era proprio l'opposto, cioè un esercizio di epoché di fronte a una non verità assoluta, quindi il rifiuto dell'assolutismo. Paradossalmente ero esattamente all'opposto, a 180 gradi. Quindi Però in la sua lettura è molto interessante perché mi generale interrogo, forse è come dice lui. ha senso, non ti convinco che funzioni nel tuo caso, ma Però è molto interessante la sua, cioè, nel senso che è vero che di fronte a talvolta alla paura di prendere una posizione, perché leggo la sua parola, cioè la paura è legata al senso di protezione, al volersi sentire sicuri, è un termine affettivo, non è un termine razionale, è quasi un termine psicologico. Meno filosofico, più psicologico, però ci sta il termine di non, come dire, no? Del non sentirsi scoperti, del sentirsi protetti, del non voler prendere una posizione per non scoprirsi troppo, per non essere attaccati. È interessante. Ok, adesso io non so se hai notato, ti ho lasciato parlare senza fermarti perché secondo me era una bellissima Certo. risposta performativa quella che c'è. È giunto un sacco di parole, precisazioni. Le parole, mi dispiace, stavo commentando il bel commento di Ma Gianluca. non dovevi contarle, è stato bello vedere la tua libera espressione che ti porta a usare tutte queste parole. Ok. A volte è bello, però a me piace semplicemente contemplare, no? Prima. Esatto, magari spero che non siano cazzate, però le ho pensate, ecco, voglio dire, sto esercitando il pensiero. Non sto Ok, a caso. anche spero che non siano cazzate, è una bella mettere le mani avanti, un po' alla Marta, diciamo. Certo, mi proteggo come dice Gianluca. C'è qualcosa, c'è un Allora, senso. c'è qualcosa della protezione di cui. Sì, Madonna, se c'è. Beh, tutto questo discorso era un modo per proteggerti, d'altronde, no? Madonna, sì. Di fronte a Cioè, questa. non mi ci ritrovo razionalmente, però c'è del vero, sai, siamo parti, no? Quindi. Va bene, ho visto anche Luca prima, per un attimo aveva alzato la mano, non so se aveva una proposta, e anche Agnese. Vabbè, vai Luca e poi sentiamo Agnese. Sì, ora temo forse di ripetere qualcosa che è già stato detto, perché quando avevo alzato la mano volevo proporre l'idea di le tante parole per nascondersi, che potrebbe essere collegata a questo meccanismo difensivo, forse un altro modo di dirlo, e che mi rifaccio a quando Patrizia diceva: sì, potrei dare una risposta alla tua domanda a livello intuitivo, a livello di sensazione, e quindi sbilanciarmi, dire se è manipolatrice o meno cristiana, però poi so che mi chiederesti il perché, e allora poi non sarei in grado di darti una risposta, di fondarlo razionalmente, e allora ti inondo di parole, così mi ci nascondo e evito che tu mi chieda il perché. Però probabilmente è il meccanismo difensivo che ha proposto Gianluca, quindi questa era una ipotesi per l'utilizzo Ok. delle tante parole. Ok. Tra l'altro è interessante, Luca, quello che hai detto, nel senso che è possibile pensare a delle persone che, pur non avendo la consapevolezza del perché, si buttano comunque con la fiducia eventualmente di tracciarlo dopo il perché. Sì. Quindi
Potremmo anche ipotizzare una scarsa fiducia nella propria capacità di poter trovare in un secondo momento, quando l'altro te lo chiede, quella ragione. Cosa ne pensi di questa ipotesi? Sì, esatto. Non ho fiducia di poter compiere il passo successivo e allora non faccio neanche il primo, che magari potrei fare. Adesso mi hai fatto venire in mente però la necessità del controllo, di poter controllare più avanti di quel che sto facendo. Ah, ok. Quindi la paura che possa arrivare qualche rischio, qualche pericolo dalle conseguenze della mia azione mi porta a star fermo e non prendere una strada. Sì, non avere la capacità di prevedere tutto quello che arriva anche dopo. Sono diverse ipotesi, alcune sono collegate, altre magari non lo sono veramente alternative. Però insomma, sì, in questo gioco di capire, di cercare il perché, cosa potrebbe muovere Patrizia al comportarsi con tale verbosità, questa potrebbe essere una, oltre alle varie altre che sono state dette. Ok, grazie Luca. Non so se vi state accorgendo, in realtà sembra che stiamo divagando, ma esattamente stiamo facendo l'esercizio, cioè a partire da un elemento del discorso di Patrizia, stiamo tentando di profilare, quindi cercando di arrivare a delle conclusioni probabili, non certe al 100%, alcune possono funzionare di più, altre di meno, per dare spiegazione di questo fenomeno e per cercare di capire chi c'è dietro questo fenomeno. Quindi lascerei la parola ad Agnese, perché vuole proporci, penso, immagino, un'altra ipotesi, un'altra lettura di questo fenomeno, e poi chiederei soprattutto alle persone che hanno ingaggiato, diciamo, si sono offerte in modo disponibile a questo dialogo, di fare un piccolo, ecco, bilancio del dialogo che avete avuto questa sera. Però prima Agnese. Niente, volevo proporre un'altra ipotesi che è contraria a quella di, non so se era Gianluca, perché non riesco a vedervi tutti, in cui diceva che si usano tante parole quando si conosce bene qualcosa. Potrebbe essere invece il contrario, che siccome non si ha una vera conoscenza di quel qualcosa, il pensiero non è chiaro, allora uno, dice tante cose perché nel dirle intanto si chiarisce il suo pensiero. Quindi è un dire tanto perché non si è sicuri, cioè il pensiero non è chiaro. Ok, quindi più che ostentare una Sì, il conoscenza contrario. profonda di un certo argomento, rivela, se vuoi, la limitatezza del proprio sapere rispetto a quell'argomento. Sì, appunto, invece parlando, dicendo tante cose, nel dirle anche il pensiero diventa più sicuro, insomma, il pensiero aiuta la parola, ecco. Agnese, però voglio proporti questa piccola sfida, perché tu hai proposto la tua idea in contrapposizione a quella di Gianluca, cioè Gianluca l'ha Sì. interpretata come un voler mostrare la propria conoscenza, tu invece stai dicendo che rivela la limitatezza della propria conoscenza. Queste due idee possono stare assieme nella stessa persona, questi due fenomeni o no? Possono essere collegabili? Nella stessa persona? No, come fanno a essere assieme? Ok, proviamo a vedere se c'è Non qualcuno lo che so. riesce a collegarli. Per divertimento, vediamo se c'è qualcuno. Vedo solo la mano di Samuel. Proprio perché intimamente sono convinto di non sapere abbastanza, faccio il gioco della maschera. Mi metto la maschera, esibisco qualcosa che in cuor mio so che non ho, per dare l'idea agli altri che sono più erudito di quanto in cuor mio penso. Ok, Agnese, cosa ne pensi? Samuel ha messo assieme queste due idee che tu presentavi come in contraddizione tra di loro. Accetti questo modo di metterle assieme o no? Ha senso? Il tuo Sì. sospiro è No, posto per te. Sembrava. mi Stai sembra che io soffrendo. ho detto cose diverse da quello che ha detto lui adesso, Samuel. Ho detto una cosa diversa, nel senso che io dico che il pensiero si, come dire, diventa più chiaro facendo, esplicitando più parole, argomentando di più.
Quindi è un bisogno proprio di argomentare per rendere più chiaro a me stesso il pensiero che cerco di esprimere. Ma se vuoi, se hai bisogno di parlare tanto per renderlo più chiaro, vuol dire che hai le idee non così chiare all'inizio quando inizi a parlare, sei d'accordo? Sì. Quando non hai idee così chiare, non hai davvero una conoscenza di quell'argomento, giusto? Sì, per E però quello. è possibile che uno vuole mostrare di avere una conoscenza su che non ha. È possibile questo fenomeno di cui parlava Samuel? Sì. Allora è possibile questo Sì, collegamento, fatto Samuel. è vero. Beh, se ci pensi, chi è che ha bisogno di mostrare quello che sa? Quello che probabilmente sa meno, no? Cioè, se uno sa, non ha bisogno di ostentare necessariamente il proprio sapere. Se ci pensi, i sofisti con cui dialogava Socrate, cioè lui li metteva a nudo proprio da questo punto di vista. Erano persone che ostentavano un sapere che in realtà non possedevano. Quindi parlavano tanto, paroloni, eccetera. Ma poi di fronte all'esame razionale di Socrate si rivelavano per quello che erano, cioè degli ignoranti che si travestivano da sapienti. E un po' questa l'idea, se ho capito bene, di Samuel. Quindi sei d'accordo che queste due cose che hai presentato come in contrapposizione possono coesistere nella stessa persona? Ok, Sì, hai ragione. era un'idea di Samuel. Grazie, grazie Samuel per questa idea. Adesso, visto che sono le 20 e 21, vorrei cominciare un attimo a fare un piccolo bilancio perché sono successe tante cose. Abbiamo fatto questo esercizio, prima siamo partiti dall'esercizio, diciamo, scritto, ma siamo passati abbastanza velocemente anche all'esercizio su Marta per profilare un po' da un elemento che è emerso nel dialogo tra me e lei, e poi anche la stessa cosa è avvenuta con Patrizia. Con Patrizia sono emerse più ipotesi, no, di lettura di uno stesso fenomeno. Quindi volevo chiedere innanzitutto a Marta, che è stata la prima a prestarsi, innanzitutto, ti è piaciuto o no questo dialogo che abbiamo avuto prima e questo percorso di dialogico e di pensiero che c'è stato? Sì. Cos'è che ti è piaciuto? Tutti i... Mi è piaciuto che sia rinnovata... niente, irrilevante. Mi è piaciuto che si... Scusa se ti interrompo, Marta. Questa rilevanza che tende. Qui c'è un po' un autosabotaggio anche, no? Cioè, ti sei castrata da sola. Ma sì, è un'altra degli evergreen con me, quindi... Bravissimo. Ok. Quindi non autosabotarti, vai fino in fondo, anche se mentre lo stai facendo ti accorgi che non aver paura, vai. Ok, abbiamo notato come esaminando, facendo un esercizio in cui si parla non di noi, finiamo inevitabilmente per trovare, per scoprire cose di noi, i nostri meccanismi, le nostre tendenze, ed è una cosa, e questa era la cosa rilevante, che si rinnova ogni volta. E quindi mi è piaciuta molto. Che se ci pensi, Marta, è esattamente quello che dicevo all'inizio nella presentazione, cioè l'idea che la soggettività in qualche modo sia ineliminabile. E quindi in qualche modo si può sempre lavorare su quella soggettività che emerge attraverso le parole o anche attraverso i gesti, attraverso un silenzio, attraverso un meccanismo di autosabotaggio, di mettere le mani avanti, come hai visto, no? Ok, e questa cosa ti piace? Questa, come dire, questo lavoro sulla soggettività. Molto. Perché Perché? amo particolarmente scoprire cose sulla psiche mia e degli altri, e questo metodo è fantastico. Ok, quindi ti piace l'idea del conosci te stesso, Socratico-Delfico. Ok, grazie Marta. Vuoi aggiungere qualcosa, Marta? No, No, complimenti però, è molto... mi è ok. Ok, piaciuta molto come hai lavorato. ovviamente la pratica filosofica. Ok. Allora, sentiamo Patrizia e poi chiuderei magari un commento da parte anche degli altri che hanno magari più hanno partecipato ma hanno anche più osservato. Patrizia? Un commento, mi è piaciuto molto. Vorrei chiederti se ti è piaciuto oppure no. Mi è piaciuto, sì. Ok, adesso non so se ce lo sei preparato il perché, so che. Però poi dici perché al massimo puoi cercarne uno adesso, ecco, con noi. Quante parole posso usare? Tutte le parole che vuoi. Cioè, non so se hai notato però che l'esercizio di ridurre le parole
ha messo in luce anche una tendenza, no? Del tuo modo di parlare. E quindi può essere utile sia per capire, ti dico un piccolo, come dire, trick. Quando a volte faccio fatica a comprendere la persona che ho di fronte, le chiedo di riassumerlo in poche parole. Quindi serve a me, ma serve anche per vedere se la persona è in grado di fare questo esercizio di riduzione. E quindi ha una doppia valenza, per capire meglio, ma anche per testare la capacità dell'interlocutore. Quindi usa tutte le parole che vuoi. Prima, diciamo, quello che ti ho detto era funzionale al lavoro che stavo facendo insieme a te. Quindi Infatti l'ho apprezzato moltissimo. Sì. adesso usa tutte le parole che vuoi, vai. No, mi è piaciuto molto e ho trovato molto interessante anche le diverse letture di Gianluca, di Agnese, di Samuel, cioè di fronte allo stesso fenomeno. Come le persone possono dare un'interpretazione diversa. Il fenomeno è quello, ognuno di noi trova una lettura differente, altrettanto valida, perché la lettura di Gianluca era interessantissima, no? Bipolarismo, la tendenza all'assolutismo e quindi a non voler prendere una posizione per non essere giudicato non sufficientemente va di valore, piuttosto che il rischio di esporsi o non sentirsi nella comfort zone. E quindi lo capisco perfettamente perché personalmente io, ma ci troviamo spesso in questa condizione, come anche la lettura di Samuel che diceva talvolta l'abbondanza rivela una non conoscenza, perché se tu sei completamente padrone di un tema lo puoi sintetizzare in pochissime parole ed essere altrettanto chiaro. La sintesi è un dono di chi conosce. E questo sono d'accordissimo. Io tutti i giorni sono costretta a stare dentro 6.000 parole, 500 parole, 400 battute, e devo tagliare perché sennò l'editore non mi pubblica le due battute in più. Perché ne usi tante? Perché il tuo limite è 400. Devo continuamente tagliare perché altrimenti perdo completamente la possibilità di poter fatturare il mio pezzo. Per cui capisco perfettamente quello che dice Samuel, ha ragione, cioè nel senso che lo condivido, mi ci ritrovo. E anche la tesi di Agnese comunque era interessante, cioè talvolta, ed è un esercizio che noi possiamo per esempio fare con i bambini, che tendono a non parlare, non esprimersi, usano a, sì, no. Esprimi, dimmi, parla, allunga, usa parole, usa il lessico. E per loro vale l'opposto, cioè chiarisciti il pensiero parlando e mentre tu parli possiamo dialogare. Se tu mi dici semplicemente sì, no, è difficile imbastire un dialogo. Ecco. L'uso di parole, di tante parole, come esercizio di chiarificazione del proprio E pensiero. certo, l'uso delle parole, come diceva Agnese, che non era l'esibizione di una non conoscenza, che talvolta c'è, che era l'ipotesi di Samuel, non era neanche quello che diceva appunto Gianluca de della paura di essere giudicato perché non conosco, non ho dati. Ma era proprio quello del mentre parlo mi chiarisco, una cosa che non mi è chiara. Va Magari gli bene. altri mi supportano, tu intervenivi, Andrea commentando, e questo arricchiva il dialogo, inevitabilmente. Tu guidavi il dialogo. Quindi, Ecco. se ho Mi capito bene, è piaciuto. quello che ci hai detto è una sorta di apprezzamento nei confronti del prospettivismo, Assolutamente sì. che è una certa via tra il relativismo, dove ognuno dice quello che vuole senza preoccuparsi, no, di provare a argomentare quello che sta dicendo, e l'assolutismo, dove c'è solo una possibilità vera, le altre sono tutte false. Quindi hai goduto del prospettivismo che ti è stato offerto questa sera sulla interpretazione di lo stesso fenomeno. Sì, almeno tre vie mi sono piaciute molto. Ok, grazie, grazie mille, Patrizia. Adesso chiuderei con magari, ecco, Gianluca o Samuel o Agnese o Luca che vogliono magari fare un ultimo commento conclusivo. Del lavoro che abbiamo fatto questa sera, se c'è qualcosa che vi ha colpito, qualcosa che vi è piaciuto, qualcosa che volete sottolineare. Se posso dire una cosa, a me è piaciuto molto e l'ho trovato anche utile, anche se non era quello che mi aspettavo, nel senso che per come era stata presentata la serata, mi aspettavo che avessimo imparato, diciamo, a livello non tanto osservare la pratica dell'analisi delle risposte, quanto imparare dei metodi, una cassetta.
set degli attrezzi per andare ad analizzare le risposte delle persone. Quindi mi aspettavo che avremmo lavorato sui testi, sulle risposte scritte che avevamo per cercare di capire come arrivare Ok, a fare quindi ti ha così. sorpreso il fatto che io abbia lavorato di più, diciamo, con le persone che, con cui ho interloquito piuttosto che sui testi scritti che vi ho proposto all'inizio. Ho capito bene, Gianluca? Ok, però volevo chiederti, se il lavoro che ho fatto con Marta e Patrizia, secondo te era, a proposito di irrilevanza, era rilevante? Con l'esercizio di individuare il profilo a partire dalle parole o dai gesti, oppure era irrilevante? C'era. No, certo, era la stessa cosa, ma era un mostrarlo facendolo piuttosto che appunto astrarre un attimo dalla pratica per vedere quali sono quei criteri, quei metodi che vengono utilizzati per fare questo tipo di lavoro. Ok, e tu avresti, se ho capito bene, tu avresti preferito, cioè, pur il lavoro dici è quello lì, però avresti preferito farlo più in una forma astratta che in una forma pratica concreta, giusto? Ma in realtà non so nemmeno se è possibile farlo in quel modo lì, perché poi alla fine non so se c'è una cassetta degli attrezzi del genere, però diciamo che come era stato descritto il seminario mi aspettavo che fosse quello. Ok, ho capito. Poi, insomma, so che tu vieni dal mondo accademico, quindi tendi all'astrattezza più che alla praticità. Quindi sono contento di averti deluso, Gianluca, perché non siamo nel mondo accademico, siamo nella filosofia pratica, no? E quindi l'idea è di esercitarci per poi usare questo bagaglio, diciamo, dialogando con le persone, che è ciò che, tra l'altro, come dicevo prima, caratterizza il modo di intendere la filosofia di Socrate rispetto invece a prendi un Aristotele o prendi tanti altri filosofi importanti, belli, interessanti, ma che hanno un approccio sicuramente diverso di quello socratico. Quindi, per una volta sono contento di aver deluso qualcuno. Va bene, grazie Gianluca. Gianluca, scegli una delle ultime tre persone che mancano, quindi o Luca o Samuel o Agnese. Agnese. Oddio, allora, a me è piaciuto molto l'esercizio, poi non essendo la prima volta che vi seguo, ho già fatto altri incontri di questo genere, devo dire che mentre le prime volte non capivo il perché, il per come, eccetera, comincio un po' a capire questo tipo di pratica e mi piace molto. Mi rendo conto che è una pratica che va praticata, cioè sono esercizi che vanno fatti più volte, per parecchio tempo, per essere un po' interiorizzati. Mi chiedo se questo metodo socratico, che a me piace moltissimo, a quanta gente è disposta così, a dialogare in questo modo. Temo che no, che purtroppo un Socrate di oggi nemmeno oggi piacerebbe. Purtroppo siamo una minoranza, non so, una mia idea è E questo è un che problema per siamo te, in po'. far parte di una minoranza, è un problema? No, no, non è un problema, no, anzi, mi va bene, però certo, proporlo ad altri è molto difficile, o sei molto bravo, però ci sono molte resistenze ad applicare una pratica di questo genere, un dialogo di questo genere. Credo che veramente non sia per tutti, purtroppo. Però la cosa bella è anche, Agnese, che si può giocare con queste resistenze e che queste stesse resistenze possono ri rivelare qualcosa del soggetto quando le sta manifestando. Quindi, in un certo senso, tutto può essere usato per il pensiero e per il dialogo che il filosofo di turno vuole proporre alla persona, comprese le resistenze che la persona manifesta per evitare questo dialogo e questo esercizio di pensiero. Quindi lì sta anche la capacità della persona di volgere a proprio vantaggio quello che potrebbe sembrare un ostacolo. Inizialmente. Sì, se non scappa, se la persona dice no, questa roba qua no, come può succedere, insomma, che uno prova una volta e poi dice no, non mi piace, ma probabilmente per un ego veramente grande come c'è nella nostra società, cioè siamo troppo egocentrici.
E quindi mettere in dubbio, dialogare in questo modo ci vuole anche molta umiltà, secondo Sì, ma il primo ad avere umiltà deve essere in un certo senso il filosofo, deve accettare di essere considerato un fallito o di fallire nel tentativo di dialogare con tanti. Scusa, Daniele, se hanno ucciso Socrate, sai che hanno ucciso Socrate? Non credo che nessuno dei presenti sia così vicino a Socrate. E lui, che è stato forse uno dei più grandi, ha fatto una brutta fine. Chi siamo noi, no? Per sperare di avere un destino migliore del suo. Quindi mettitela via, mettiti via il fallimento fin da subito, che poi vedi che te la godi di più, no? Dici, ok, sono una fallita, sono un fallito, va bene, gioco, basta, chi se ne frega. Cioè, quando dici fallita, non hai più nulla da perdere, ci pensi, per divertirti di più, no? Va Giusto. bene, grazie Agnese, quindi mancano Samuel e Luca. Chi vuole? Ok, va bene. Spendo due parole io. Sì, c'era una cosa che volevo dire all'inizio, che era appunto il fatto che non capita raramente, ed è successo anche stasera, che a volte oscillo, mi sposto da un'idea all'altra, sono convinto di qualche cosa, darei una risposta in un certo modo, e poi nel corso del dialogo sento qualcosa che mi dice: ah, no, allora non funziona l'idea che avevi prima, devi cambiare idea. E l'ho fatto in un paio di occasioni mentre parlavamo dell'irrilevanza. E quindi poi dopo ci siamo messi a parlare di altro, ma è stato in quel momento in cui cercavo di capire se poter chiamare il problema irrilevanza, se in realtà avevo un altro nome, perché Marta ci aveva visto l'irrilevanza, che cosa invece più precisamente può essere. E quindi mi stupisco sempre, mi piace molto questo fatto qua, l'essere messo di fronte a me stesso che cambia idea. E quindi questo movimento è qualcosa che vedo e continua a succedermi, ecco. Quindi più pratico, più mi capita. Credo che continuerà a capitare il fatto di cambiare idea quando si sente, quando si ascolta quello che le altre persone hanno da dire. L'altra cosa è appunto la dimensione più descrittiva e performativa, quello che sollevava Gianluca, che l'esercizio si poteva fare, si può fare lavorando su quello che è scritto, quindi con il contenuto del documento, delle risposte, e dall'altra parte si può fare anche sulle persone che stanno facendo il laboratorio. In questo caso l'abbiamo fatto di più sulle persone, sui partecipanti. Però l'idea è che si possa fare anche con qualsiasi tipo di contenuto, di risposta o di comportamento. Ok, questa cosa qua ce n'era un'altra che volevo dire. Ah, che mi ha forzato a rispolverare un po' gli errori di argomentazione, andare a lavorare su queste risposte, perché andando a vedere quelli che sono aspetti un po' più tecnici, un po' più formali, se vogliamo, del modo di rispondere, di spiegare di una persona, possiamo anche arrivare a capire che cosa fa sì che un errore o una tendenza argomentativa emerga e si sposi di più con un tipo di persona che non con un altro. Quindi è iniziato a rinfrescarmi, a tornarmi in mente il lavoro che facciamo periodicamente sull'argomentazione. Ok, quindi insomma il laboratorio stasera ha stimolato una piccola anamnesi nella Eh sì, esatto. licenza. Bene, bene. Ok, grazie Luca. Chiudiamo con Samuel, poi non so se Luca vuole magari fare una chiosa finale del. Ma vediamo Samuele, poi dopo concludo. Mi riaggancio con quanto Gianluca ha osservato alla fine della sessione, la necessità di avere supporti teorici. Da un certo punto di vista conferma l'assolutismo, l'insicurezza di cui si parlava sopra. Riesco a fare un passo nei confronti di una pratica attiva, provo ad interpretare la psicologia di Gianluca solo se ho dei punti fermi, quindi la famosa certezza di cui lui ci ha confessato essere in parte vittima. E dall'altra parte, anche se empatizzo con la sua percezione di questo percorso in cui ci hai guidato,
perché a suo tempo, quando ho iniziato la pratica, io stesso ero molto affamato, forse Luca se lo ricorderà, di principi teorici basilari ai quali riferirmi per poter permettermi proprio di esprimere una posizione, un giudizio, un'interpretazione. Dall'altra parte, la cosa più interessante della pratica che ho visto anche con la tua conduzione, Andrea, oggi, è questo continuo impulso, direbbe Schiller, al gioco, lo Spieltrieb. Cioè, nel fare ci ricordiamo che non c'è un obiettivo, uno scopo, un tentativo di raggiungere la perfezione, ma un mettersi alla prova, un misurarsi come potrebbero fare i bambini in un parco giochi. Sperimentare, giocare, verificare e al massimo acquisire esperienze dai nostri stessi errori. Quindi sì, la pratica è frustrante anche per questo motivo, perché lascia abbastanza liberi di procedere, sperimentare. Espone all'insicurezza e all'incertezza di poter fallire, di poter commettere degli errori, ma è osservare i nostri stessi errori, le nostre stesse tendenze, che poi ci permette in un qualche modo di migliorare. L'obiettivo non dovrebbe essere quello di arrivare da qualche parte, ma quello di rimanere nel presente e godersi l'attività che viene proposta. E tu, da questo punto di vista, Andrea, penso ci sia riuscito molto bene, un po' con la fisionomica del sorriso, l'ironia, la scanzonatezza, ci hai in un certo senso ricordato che prima di tutto un divertimento ha delle regole stabilite, ma non sono regole ferree, e queste regole ci permettono di muoverci in maniera non disordinata e scompaginata, ricordandoci che di fatto il pensiero è prima di tutto qualcosa che ci deve piacere. Fare, produrre, cioè il gioco. Ok, quindi un gioco spiazzante, no? In un certo senso. Quindi stiamo lavorando su quello che ha scritto Cristiana, perché adesso devo dirti perché ho usato quelle tre parole e quindi ti spiazza, ma forse una delle risposte l'hai già data tu, Samuel, è per il gusto e per il piacere di pensare fino a se stesso e non per arrivare da nessuna parte. Grazie Samuel per il tuo commento e cederei la parola a Luca per, diciamo, la chiosa finale del workshop. Sì, e la chiusa finale è praticamente il ricordarvi un po' le iniziative che abbiamo in corso, ce n'è una in particolar modo che mi preme ricordarvi, e stiamo per lanciare, tra poco inizierà tra un mese direi, un corso di 3 mesi sulla pratica filosofica, sulle competenze in cui vedremo questi e altri esercizi verranno utilizzati. Le informazioni immagino vi siano già arrivate sulle mail che mandiamo, ve le condividerò nuovamente tra qualche giorno quando condivido anche la registrazione di questa sera. Quello è uno dei modi, per il momento, il modo che stiamo lanciando, su cui stiamo spingendo per fare pratica filosofica in parallelo poi al di là dei classici training e percorsi di formazione che proponiamo sia di gruppo sia a livello individuale. Che bene o male immagino che penso che tutti conosciate. Quindi io vi saluto, vi lascerò le informazioni nella mail che riceverete tra qualche giorno e ci vediamo prossimamente. Buona serata a tutti quanti. Grazie, ciao. Grazie mille. Ciao, buona Grazie, serata. ciao, buona Ciao, serata a tutti. Ciao, ciao. grazie. Grazie a voi.